Benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bellessere, chiamo subito qui con me, Perri Falvo. Ciao Perry ciao Serena, ciao a tutti. Ovviamente diamo un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno poi. E facciamo entrare il nostro ospite di questa sera, un ospite che è già stato con noi in questa rubrica, e che è Michael Germain di Mattia. Ciao Michele, ciao. <ride> Benvenuto, ben ritornato in realtà in questa, in questa rubrica. Allora, parlare, qualche mese che non ci vediamo. Che non sì, esatto, però sei, sei tornato. Insomma, sappiamo che hai fatto anche vari viaggi e quindi, insomma, visto che oggi parliamo del viaggio dell'eroe, diciamo che ci sta molto bene come, come connubio. Il viaggio dell'eroe, che è il viaggio della vita, che somiglia molto al viaggio che ogni uomo è chiamato a compiere. Cosa ci puoi dire di questo viaggio dell'eroe? Quindi... Intanto, intanto mi piaceva commentare la, la spada che vedevo in uno sfondo, forse nello sfondo quello più grande, in, in una spada nella roccia. La spada è la lettera divina che si incarna. È, secondo una ricercatrice che io seguo tanto, che è Annick De Susanale, che è una scrittrice ricercatrice francese. La spada è composta proprio dal tetagramma Yahweh, per cui eh, queste quattro lettere lo, rappresentano eh, il manico della spada, la lama, e eh, diciamo, le altre due lettere sono il, 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 i lati, diciamo, le due lame della, de, della spada. Le lettere. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Le lettere naturalmente corrispondono anche a dei valori numerici e eh, secondo questa ricercatrice la spada, appunto, è, il, è, una, è, una, è un tetagramma, è una, un, un verbo divino che si incarna in noi. Quindi, la spada della roccia, in questo senso, ha un significato eh, enorme perché riguarda quello che. È, che dobbiamo noi raggiungere come mh, esseri divini incarnati. Spero sì. di essere stato chiaro. <ride> sì, moltissimo. Infatti lo stesso Talmud racconta questa cosa che tu hai appena detto. Infatti, guarda, è la prima volta che lo sento dire da qualcuno. Eh, mi fa un piacere, un piacere enorme appunto di come la spada appunto rappresenti questa parte divina. È molto bello oltre a essere poi, nella insomma, in una parte più concreta, il, um, il simbolo del guerriero: il guerriero che in realtà non è colui che vuole fare la guerra, ma è colui che ogni giorno è messo alla prova e quindi deve, eh, e quindi affronta la vita. Non so se eh, ti risuona questa cosa, Michael. assolutamente sì il mio nome il mio primo nome Germain germano in italiano significa proprio guerriero e fratello quindi è proprio un po' tutta la vita che, che cerco di essere tutte e due le cose non sempre ci riesco però diciamo che il, il come posso dire il nome nomen omen si dice no? spesso noi portiamo un nome e non ci accorgiamo eh, di quello che significa, poi lo scopriamo man mano che andiamo avanti, in genere è così. Tra l'altro la Susanelle dice anche che il nome che portiamo, il nome di battesimo che portiamo, in genere è una sorta di... Ehm, pre-significato del nostro vero nome, nel senso che anticipa il nostro vero nome, che significa che noi abbiamo anche un nome occulto, sì, il nome di battesimo nel nostro, diciamo, nella nostra vita, però poi abbiamo come esseri divini anche un nome occulto e il nome che portiamo in questa vita spesso è, diciamo, come fosse uno specchio minore del nome più grande, quello divino che portiamo. E oltre a questo dice che per esempio anche il luogo di nascita eh, eh, anticipa quella che è la nostra terra interiore. Quindi, non so, eh, se uno è nato, io sono nato ad Avezzano, Avezzano ha, nella sua radice antica, è Ave Giano, quindi è comunque un luogo legato alla divinità Giano dell'antica Roma. E Giano era colui che guardava il passato ma guardava anche il futuro, guardava oriente, guardava occidente e spesso era una effigie, una raffigurazione che veniva messa sui ponti o sulle porte. Della stessa radice abbiamo per esempio la città di Genova e in genere questi luoghi legati a Giano sono luoghi di nuovi inizi, sono luoghi che danno inizio a qualche cosa. Quindi eh, scoprirò più <ride> <di> avanti <ride> che, che magari questa, questo luogo di nascita che mi appartiene perché sono nato lì. Probabilmente anticipa quella che è la, la terra interiore, cioè perché poi ognuno di noi. È in cammino in questo poi lo racconteremo durante la trasmissione è in viaggio verso è, 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 cioè percorre il viaggio della vita quindi step by step tappa dopo tappa si accorge che che, che cos'è davvero il viaggio della vita eh, inizia nella notte dei tempi da quando noi mh, diciamo Nasce praticamente da cioè, tutto il percorso del nostro, della nostra storia di anima nasce dalla, dalla storia dell'Eden, dalla storia del paradiso terrestre con Adamo ed Eva. E, e poi di incarnazione in incarnazione noi siamo chiamati a risolvere questo enigma. Che cos'è l'enigma della vita? È proprio il raggiungimento di, questo, di questa nostra divinità interiore e il ritornare a questo stato di Eden. E quindi noi quando tutti noi eravamo Adam, maschi e femmine nel, nel giardino terrestre, eh, sperimentavamo una, un, un tipo di vita che non aveva dualità, era tutto integro, quindi non c'era bene e male. Dopo abbiamo fatto la scelta non della caduta ma dell'esilio, quindi abbiamo sperimentato quello che è eh, l'albero perché abbiamo mangiato di quel frutto, dell'albero del bene e del male, quindi abbiamo sperimentato la dualità, anche se il monito di Dio all'epoca <ride> era di non mangiare quel frutto perché forse non eravamo pronti. Ad ogni modo è accaduto, quindi siamo in esilio su questa terra per ritornare a mangiare dell'albero della vita. L'albero della vita è l'albero, per esempio, per la capra, l'albero sefirotico rappresenta anche l'albero della vita. L'albero della vita è un albero che non ha, non ha dualità. Se, se si ritorna diciamo, a vivere secondo l'albero della vita noi siamo completamente integri è l'albero del regno cioè l'albero dove tutte le polarità sono state mh, ricentrate quindi non siamo eh, né bene né male siamo completamente integri abbiamo lavorato sul maschile sul femminile abbiamo lavorato sull'ombra sulla luce sul conscio sull'inconscio e siamo completamente riuniti quindi diciamo tutto il viaggio, tutto il percorso che noi facciamo come anime è in sostanza il viaggio di ritorno a questo stato di Eden. Non so se siete d'accordo, ma per me è questo. È il famoso ritorno alla casa del padre di cui si parla poi nella Bibbia, no? sia nella, nel vecchio che nel nuovo testamento. Quindi, visto che tu hai nominato appunto l'Eden. Eh, sì, lo, lo chiamano proprio il ritorno alla casa del padre. Eh, volevo fare un attimo un passo indietro su Giano che tu dicevi poco fa. Eh, sì. A parte che io sapevo di Avezzano, quindi questa, ho scoperto una cosa nuova. Però Giano è gennaio, no? quindi nuovi inizi, è proprio il primo mese dell'anno, poi Giano bifronte, con la testa, ovviamente eh, una faccia rivolta al passato, una faccia rivolta ovviamente al futuro, e tu sei lì in mezzo che ti devi gestire tra una cosa, una cosa sì. e l'altra. Tra l'altro, anche sul nome è molto bello, eh, nome, quando si tocca il nome, insomma, io mi illumino perché è un argomento che mi piace tanto. E tu parlavi appunto di questo nome che abbiamo, diciamo così, nell'aldilà, che è mh, forse quello che in tante tradizioni si chiama il nome iniziatico, che dopo aver ricevuto appunto le iniziazioni. Si prende questo nome, però è bello perché, per esempio, nell'antico Egitto la tradizione diceva che c'era questa dea Renenet, eh, Renenet significa colui che vede ren, ren l'anima. E quindi al momento del parto era lei che attribuiva il nome del nascituro perché vedeva appunto cosa cos era nell'aldilà questo nascituro. e eh, sì, esatto, quindi è molto bella questo, eh, questo parallelismo che hai fatto, questo, questo aspetto, insomma. No, e no, quindi... aspetto, no. Non lo dico io, cioè, ho riportato diciamo, le teorie di Annick de Susanelle, perché lei dice che il nostro nome di battesimo ci indica, diciamo, ci anticipa in parte quello che è il nostro nome iniziatico, poi... Eh, in, in, Dipende dalla tradizione che uno segue, perché poi ci sono, per esempio, le tradizioni orientali, non so, io ho degli amici che seguono piuttosto l'Oriente anziché l'occidente, e allora magari eh, a, prendono dei nomi un po' particolari, no? perché sono dei nomi iniziatici. Io credo che seguendo un cammino, diciamo, più legato al, almeno per me, giudaico-cristiano, eh, arriverà un giorno in cui mi riconnetterò col, con il mio divino, e magari saprò direttamente dal mio sé qual è il mio vero nome. Penso, eh, sai, comunque il nome è l'energia che ci accompagna per tutta la vita. Il nome eh sì. è. È anche il, forse una delle parole che noi, il nostro nome, utilizziamo più spesso perché tu prova a pensare tutte le volte che firmiamo, quando adesso tra l'altro su ogni sito che entriamo ci chiedono ovviamente l'autenticazione, quindi utilizziamo il nostro nome. Quindi secondo me insomma è un'energia bella potente che ci indica veramente un sacco di cose. Naturalmente poi io non sono un numerologo ma sono importanti anche i numeri. Di, di nascita, del mese che indicano l'anno. Insomma, ci sono varie teorie su questo e naturalmente poi l'astrologia diciamo, rifinisce il tutto perché l'astrologia si è studiata, eh, diciamo in, in termini, per esempio, anche di cioè la, ci sono delle teorie che associano l'astrologia alle teorie della rincarnazione. O, ci sono vari tipi di astrologie, eh, sono veramente scientifiche perché veramente riesci a capire qual è il tuo percorso di anima, cosa sei venuto a fare, da dove vieni, in base proprio alle posizioni dei pianeti, dei noti lunari: quindi è veramente tanto, tanto interessante. E questo, secondo me, anche questo aspetto fa parte del viaggio della vita perché noi quando arriviamo. Sulla Terra, beh, da bambini forse, no, forse anche ricordiamo, ma poi perdiamo questo ricordo del sé. Quindi, eh, in adolescenza, in, in gioventù, cerchiamo, annaspiamo, ma non ricordiamo. Poi arrivano magari dei, degli incidenti di percorso, per cui siamo costretti a guardarci dentro e a farci delle domande e a ritornare un po' alla domanda che ognuno dovrebbe porsi cioè da dove veniamo perché sono qua eh, e allora scopriamo anche che veniamo sulla terra anche con forse con un progetto di anima forse con un contratto e allora tanti di noi non gli ha neanche permesso di, di essere troppo liberi perché sono molto vincolati a, a certi contratti. Quindi, appena escono fuori delle clausole che hanno firmato, arrivano <ride> a riprenderli. No? Quindi, io ho un po' questa immagine anche della vita, e le penne... allora, non so se vuoi parlare di te, Serena. No, vai, vai, Perry. vai, vai, Allora, Germendi c'è il viaggio della vita che ogni persona, quando nasce, fa sia consapevolmente, sia inconsapevolmente. E invece, il viaggio dell'eroe presuppone che una persona prenda in mano la propria vita con responsabilità. Vuoi parlarsi del viaggio dell'eroe? che esiste. con il viaggio di tutte le persone comuni ma il viaggio dell'eroe è il viaggio di quelle persone che si, si, che si autoresponsabilizzano il viaggio dell'eroe come termine diciamo è ripreso da, intanto c'è un libro per esempio noi che studiamo sceneggiatura ci rifacciamo mh, in primis all'eroe dei mille volti di Joseph Campbell e Invece il viaggio dell'eroe è un testo per imparare a scrivere di Christopher Vogler. Il viaggio dell'eroe, secondo Vogler, quindi, che però riprende le teorie di Campbell, è un viaggio a tappe, ma se eh, diciamo andiamo a vedere poi queste tappe, io le posso anche elencare, somigliano molto alle tappe della vita di, di molti di noi, di tutte le persone che... Eh, lasciano il mondo dell'ordinario eh, per rispondere a questo richiamo all'avventura, quindi si inoltrano verso la vita vera, quindi si risvegliano in sostanza dal torpore dell'ordinario del mondo, diciamo, dove il mondo che delle illusioni anche se vogliamo, che però eh, qua, quando partiamo non sappiamo che sono delle illusioni. Diciamo un mondo di comfort per andare incontro ad un richiamo dello straordinario, quindi del mondo straordinario. Ora, questo richiamo può, può avvenire, eh, la chiamata quindi al, all'inizio del viaggio può avvenire in tanti modi, può anche accadere. Eh, per esempio con un sogno può accadere con, una, con un incidente per cui ci sono tante persone che hanno a un certo punto un incidente per esempio anche stradale oppure vanno in coma vanno dall'altra parte e quando ritornano sentono che devono iniziare un percorso di vita completamente diverso ci sono tanti modi ehm, in cui il mondo dello straordinario chiama l'eroe, l'eroe deve rispondere a questa chiamata perché se non risponde, l'eroe lo diventa dopo. però diciamo l'uomo o la donna che eh, ascoltano questa chiamata, se non rispondono, rimangono, diciamo, in questo mondo dell'ordinario, quindi non, non iniziano il viaggio. Rimangono nel comfort, rimangono probabilmente anche invischiati dentro i desideri della materia, no? Invece, quando eh, l'uomo o la donna iniziano e quindi accettano la chiamata, rispondono a questa chiamata, iniziano il viaggio, ecco qua che. Eh, tutto si muove, tutto si dinamizza, quindi la vita diventa anche un percorso ad ostacoli o comunque perché poi si devono affrontare determinate prove, perché non è che si arriva alla, al traguardo senza superare durante il percorso tante prove. Allora eh, in, questo, in questo libro, per esempio, del, di Vogler, Il viaggio dell'eroe, che è utilizzato molto spesso da... Chi scrive film, chi scrive storie, si parte appunto da questo mondo ordinario, ci sono delle tappe, eh, subito dopo, il, diciamo, la descrizione. Per esempio, quando si scrive una sceneggiatura, in genere il personaggio si trova immerso in un mondo. Che tutti conoscono perché è il chiamato il mondo ordinario, il mondo della normalità. A un certo punto arriva una chiamata che è la chiamata all'avventura, e allora questo personaggio si può anche rifiutare di rispondere a questa chiamata, e quindi, come ho detto prima, di rimanere nel, diciamo nel comfort, nel, nel mondo della normalità, oppure si può, può decidere. Di partire, ma finché questo personaggio decida di partire, a volte eh, c'è bisogno anche di, di un piccolo aiuto, quindi il mondo dello straordinario a volte aiuta facendoci incontrare, per esempio, nelle favole, nelle fiabe, la fatina <ride> che ci dice qualcosa, oppure il mentore, cioè un insegnante, una persona più saggia di noi che ne sa di più di noi della vita e quindi ci forza un po' dice no ma, ma parti fa, fai questa cosa perché probabilmente è la tua vita quindi eh, andrai ad incontrare te stessa e, e da lì inizia praticamente la, il viaggio di questo personaggio che ancora non è entrato, entrato diciamo no, non è ancora entrato nella sua storia ma inizia il suo percorso e non si può ancora chiamare eroe, perché eroe viene chiamato alla fine quando vince tutte le battaglie. Quindi inizia, diciamo, il primo, il primo viaggio e quindi anche mh, deve superare anche le prime prove, le prove iniziali, che in genere vengono chiamate, diciamo, il varco della prima soglia. Dopo questo varco inizia a trovare lungo il percorso altre prove, altri incontri, gli alleati, i nemici e piano piano inizia anche ad avvicinarsi a, diciamo, a un pericolo più importante che in genere è chiamato eh, l'avvicinamento alla, ca alla caverna oppure seconda soglia. Eh, ed è in questa caverna, in questa prova che eh, L'eroe, cioè la, il, il chiamato, alla prova più importante. Se supera questa prova, poi viene premiato da una dalla stessa vita. In, 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 nel libro viene, viene eh, nel libro, come ne, in molte storie, nelle favole, c'è cioè l'elisir di lunga vita, oppure ci può essere un altro tipo di premio. E questa caverna, questa prova centrale, eh, in genere è in alcune vite rappresentata da una prova importante che può valere la stessa vita. Quindi ci troviamo di fronte a, ad un guardiano della soglia, per esempio. Chi è il guardiano della soglia? Eh, io me lo rappresento anche un po' spesso come un drago, come un qualcosa di, di molto forte. Che potrebbe anche essere una, un ostacolatore, un avversario che vive all'interno di noi, che però noi non conosciamo. Perché l'uomo. Eh, noi siamo stati abituati a, a vedere sempre i nostri nemici, i nostri avversari fuori di noi, ma spesso i nostri più grandi nemici, i nostri più grandi avversari, ostacolatori ce li abbiamo dentro, vivono dentro di noi e noi non lo sappiamo. Ma è solamente quando facciamo il viaggio che incontriamo questi ostacolatori, queste parti di noi che non vogliono che noi arriviamo alla meta finale. Perché? perché non è per tutti la meta finale. E quindi anche questa figura eh, che nella religione cattolica viene chiamata Satana e a Nick de Susanae per esempio lo chiama Shaitan o Satan, non è niente altro che un ostacolatore, cioè una figura che ontologicamente... È a servizio di dio e che ostacola l'uomo per non farlo arrivare alla sua meta e per me questo è il guardiano della soglia cioè è una figura che non è né buona né cattiva ma è lì con una funzione di impedirti di entrare finché tu non impari la lezione e non ti apre le porte del mondo straordinario se tu non lo meriti e questa è la storia della vita quindi anche eh, questo però mh, diciamo prevede poi anche una, cioè il riconoscere il guardiano della soglia, il riconoscere lo, il Satan, eh, include tutto un altro tipo di lavoro che bisogna fare su di noi, che è il lavoro sull'ombra. Perché se, se noi non siamo capaci di riconoscere i nostri nemici interiori, i nostri ostacolatori interiori. Non possiamo poi vedere il guardiano della soglia, che è niente altro che un'altra un parte di noi. E questa, questo è un mistero grande della vita, perché ogni uomo ha sia, diciamo, la parte del proprio sé divino da raggiungere, sia la parte dell'ostacolatore. L'ostacolatore è legato anche all'ego inferiore, quindi a alle passioni, a, a, tutto que, a tutti quei desideri che sono carnali o materiali, comunque legati alla, alla nostra eh, fisicità, che ci riportano sempre al mondo ordinario al, e non allo straordinario. Quindi, per vincere, non dobbiamo fare altro che affidarci anche a. Diciamo, alla, alle parti alte di noi, alla, al nostro sé. Spesso anche cioè, è il simbolo dell'arcangelo Michele che ci viene in aiuto perché l'arcangelo Michele è il re degli Elohim. Noi, per recuperare quella nostra parte alta di Elohim, dobbiamo sconfiggere le parti basse. Non è un caso che, per esempio, per l'iconografia ortodossa, questo drago, questo diavolo, questo satana che ha i piedi di San Michele, non è rappresentato come drago, come serpente o come satana, ma è rappresentato come un uomo vecchio di cui ci dobbiamo disfare. E di vita in vita noi non facciamo altro che ripetere sempre lo stesso cliché. Ora siamo in un punto, secondo me, della, della storia dell'umanità, per cui abbiamo i mezzi per poterci finalmente liberare di questo animale, questa è una Anni. parte molto, molto interessante, eh, Germaine. Perché, nel, tra l'altro, ricordiamo anche che eh, Michele non uccide il drago o questa figura, ma la trasmuta, quindi se ne libera in che senso? Utilizzo quella parte, perché lui lo domina, ma non esatto. lo uccide, è San Giorgio che uccide il drago, ma Michele invece no, infatti Michele domina. E eh, ricordiamo anche che per, alcune, eh, per alcuni filoni, Michele tra l'altro è il gemello di Lucifero, quindi le due facce della stessa medaglia cioè eh, il fatto del dominare questa parte più bassa, eh, più bassa di noi e, e che è, secondo me è molto interessante perché tanti invece pensano che Michele uccida il drago ma uccidere il drago vuol dire eliminare una parte di noi quell'ombra esatto. che invece ci ah, è utile assolutamente sì ma l'ombra il drago il guardiano della soglia sono sempre posti a guardiani della caverna, del, quindi della soglia, della prova centrale, perché in quella caverna, in quella grotta, quindi nella grotta, quindi anche l'oscurità di noi c'è un tesoro. In genere i draghi, i guardiani della soglia, sono sempre posti dentro la caverna, dove poi trovi il tesoro. E quindi significa che, <coughs> significa che il riconoscimento dell'ombra, il riconoscimento della nostra oscurità, della nostra parte ombra. È trovare un tesoro perché una volta che appunto non possiamo uccidere quella parte di noi perché ci appartiene è parte di noi come come la luce quindi dobbiamo fare un lavoro di unificazione e quindi tante volte si dice eh, che per uh, per vincere il drago non bisogna ucciderlo ma bisogna baciarlo che significa che, che l'amore deve essere talmente tanto forte da riuscire a vedere le ombre a accettarle e baciarle perché sono fondamentali anche perché l'ombra e dentro l'ombra le forze dei draghi le cose ci sono anche delle energie per esempio telluriche no quindi anche la forza vitale la forza proprio della, della terra e quindi noi essendo fatti di terra e di materia abbiamo bisogno per vivere anche di questo tipo di energie. Esatto, Quindi... ma è come dire, eh, e io spesso faccio questo esempio, chiedetelo a chi vive vicino a, al circolo polare artico o antartico, per esempio, che hanno sei mesi di sola luce, cosa significa non avere il lato ombra in quel momento è anche disturbante, no? perché tutti luce, 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 senza sapere che tanta luce, tanta ombra, deve essere sempre l'equilibrio. Quindi noi abbiamo la luce, il giorno, ma abbiamo bisogno della notte per riposare e, come dicevi tu, proprio per recuperare le energie che arrivano, come dicevi proprio tu poco fa, l'energia vitale dall'ombra. E ce lo insegna la vita di tutti i giorni, questo. Ce lo insegna la vita di tutti i giorni, però spesso... Diciamo, noi siamo stati abituati anche da una, da una dottrina cattolica, almeno per quanto riguarda noi in Italia, la dottrina cattolica, che ci insegna a separare il bene dal male. E, e questo si fa spesso proiettando al di fuori di noi tutto il male: cioè tutte le cose che non ci piacciono diventano automaticamente male. Quindi quello è negativo, quell'altro è male, quell'altro è oscuro. Però. Non facciamo spesso il lavoro, almeno io per un certo periodo di tempo non ho fatto questo lavoro di introspezione, di guardarmi dentro e di dire ah no, aspetta. Cioè, le prime imperfezioni bisogna vederle dentro di noi, le prime oscurità, perché altrimenti facciamo sempre l'errore di, di portarle fuori, di vederle fuori. Ed è proprio quando noi facciamo il lavoro di riconoscimento delle nostre ombre ci illuminiamo e non il contrario non ci illuminiamo quando preghiamo quando facciamo meditazione ci illuminiamo quando iniziamo a riconoscere le nostre ombre riconoscerle significa anche accettarle significa anche perché a volte è difficile vedere delle cose molto sgradevoli di noi e dire ok non è sempre così facile è più facile far finta di non vedere e metterle fuori. Però in quella maniera noi non, non ci avviciniamo a noi stessi, perché per raggiungere davvero la nostra identità divina e quindi ricongiungere i due rami dell'albero del bene e del male, dobbiamo assolutamente fare questo lavoro. Maschile, femminile, conscio, inconscio, ombra, luce, altrimenti non ritorniamo al regno. e Quindi siamo per forza... O prima o poi chiamati a fare questo lavoro quindi questo drago bisogna baciarlo guarda sono d'accordissimo con te infatti sia i talenti sia diciamo così le nostre ombre quindi sia i nostri punti di luce che i nostri punti di ombra in realtà dobbiamo solo sapere quando utilizzarli cioè quando è il momento di utilizzare la parte di luce quando è il momento di utilizzare la parte di ombra perché ci è utile quindi... anzi eh, ehm, a volte ci salva perché gran parte di, di tante intuizioni o di tanti flash che ci arrivano così arrivano pure dall'ombra perché ci fanno vedere, eccoci, ci evitano anche dei pericoli. Per esempio, sono d'accordo. Su tutto questo, sai, io intanto avevo le mie immagini, visto che tu sei sceneggiatore, ovviamente uno dei film icona di tutto questo è il signore degli anelli no? che noi vediamo proprio che Gandalf per diventare bianco quindi togliere ancora quella parte eh, che lo metteva in ombra deve cadere nella caverna quindi proprio andare anche proprio fondo 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 e andare a lavorare sulla sua parte ancestrale che è il balrog e quindi molto molto cristallizzata molto radicata Vediamo Aragorn che deve entrare nella caverna e andare a sistemare le cose con gli spiriti, no? Quindi con quella parte che lui rifiuta di sé. Eh, oppure Frodo, ovviamente, che entra nella caverna nel fuoco primordiale perché poi quando ne esce lui, tra virgolette, diviene adulto, per esempio, perché gli Hobbit hanno sempre quest'aura molto molto bambina, no? molto di ingenuità, ma che invece per diventare adulti bisogna affrontare poi delle altre cose. Adesso dico loro tre. Come Boromir, per esempio, non era destinato ad essere un eroe perché muore per strada, perché non aveva interiorizzato determinate cose. E insomma, io mi sono fatta tutti questi film nel frattempo. No, film. no, ma è... Tolkien è di una grande scuola, è di una scuola cristiana, perché poi... Il Signore degli Anelli è stato scritto, ma diciamo, è una mitologia fantasy, però diciamo le basi provengono poi da, da tutta una struttura cristiana che lui aveva in profondità, tant'è vero che anche era amico di eh, Luis, che era l'autore delle cronache di Narnia, e nelle cronache di Narnia questo aspetto, diciamo, Diciamo cristiano è ancora più evidente, diciamo è meno camuffato, è ancora più evidente. Ma lui era proprio cristiano e questa cristianità l'ha messa proprio nella... E tra l'altro credo che i due, a parte la grande amicizia che li legava, scrissero queste opere in periodi di, di grande difficoltà, perché mi pare che c'era, insomma scrissero durante la guerra mondiale, la prima guerra mondiale mi pare. Le qualità che uno, lo zaino dell'eroe, quando parte per questo viaggio, cos'è che deve portare? Quali sono le qualità di un eroe? Spesso nei racconti che ha citato Serena, ma anche in altri racconti, si parla della purezza, per esempio. Eroe parte perché ha il cuore puro. Oh, sembra anche che eh, eh, questa qualità magari venga scambiata anche per ingenuità. Ma eh, dipende da, insomma, dalle storie. Cioè, secondo me possono partire anche sì. Potrebbe anche succedere, per esempio nella storia di Parsifal c'è cioè questo quest aspetto di purezza, o nella, se si parla diciamo, dei personaggi della saga del Graal, però secondo me un eroe fondamentalmente deve, eh, deve avere una... Qualche, per me, eh, secondo me deve avere una qualche forma di fede, deve credere in qualcosa, eh, perché altrimenti non si... No, 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 non ha quella spinta, non arriva quella spinta a, a fare il viaggio. Quindi ci deve essere qualcosa che lo muove dentro, una, forse anche un desiderio all'inizio, e poi durante il percorso scopre invece di avere delle parti di sé ancora più profonde. Sicuramente, un'altra qualità che hanno gli eroi è il coraggio. Perché si dice cavaliere senza macchia senza paura, eh, il fatto di saper affrontare le proprie paure, che prima hai parlato del guardiano alla soglia, eh, penso che per ognuno di noi il nostro guardiano alla soglia è personalizzato in base alla paura che abbiamo, la paura più grande da affrontare, e nel momento che eh, riusciamo a vincere la nostra paura, passiamo oltre, passiamo oltre la soglia. Beh, quando si ha vent'anni si può avere anche, diciamo, più che il coraggio, una temerarietà un po' incosciente. Il coraggio, secondo me, presuppone anche un po' più di consapevolezza, quindi forse nelle fasi finali, diciamo, delle tappe del viaggio dell'eroe, l'eroe o... Colui che è chiamato a diventare un eroe si rende conto di avere coraggio. Però all'inizio, secondo me, è più uno slancio temerario, è incoscienza. Voglio raggiungere quella meta e parte senza troppo pensare a quello che incontrerai, i pericoli. È un po' all'inizio, secondo me, c'è un po' di incoscienza. Perché... È un po ritrodo, se vogliamo, perché lui non sa cosa c'è fuori dalla contea in realtà, quindi lui va. Mm. E poi mi viene in mente proprio la frase della, di Coelio sul manuale del Guerriero di Luce che dice il Guerriero di Luce crede, poiché crede i miracoli iniziano, adesso non ricordo di preciso la frase, iniziano ad avverarsi. Insomma. Iniziano ad accadere, certo, perché proprio... Per me questi sono degli aspetti importanti La, ci deve essere un qualche qualche forma di credo un qualche forma di, di fede per poter partire dopo mh, durante il viaggio secondo me si perfezionano le eh, lui diventa anche più cosciente eh, del cammino che sta per compiere ed è Proprio per questa coscienza anche, acquisisce anche un coraggio e anche una forza, credo. Però penso, penso un po' che sia così. Ma mi viene anche in mente, appunto, tornando all'inizio, la gestione della spada, perché eh, che poi la spada può essere il bastone, può essere il pugnale, può essere una forma magari di. di, di... Uh, di capacità che ha uh, la persona, un talento, che è la parte divina di cui dicevamo prima. Quindi, mano a mano che avanza, si rende conto anche che, ha la che può chiedere perché queste cose si realizzano e quindi arrivano gli aiuti. Quindi, anche la capacità proprio di chiedere, che, che all'inizio magari non ha. Come dicevo prima, la spada è diciamo una croce, no? Nella rappresentazione che ne fa la Susanelle, queste quattro estremità della spada sono rappresentate dalle quattro lettere di Abè, quindi Yod, le due E che sono i lati della E, poi c'è la lama. E la spada serve intanto per separare, per discernere, il discernimento è un uno dei più grandi carismi che siamo chiamati ad ottenere. Quindi l'eroe durante il viaggio deve prima di tutto poi imparare anche che cos'è il discernimento, E quindi imparare a discernere, imparare a capire e poi anche a tagliare, tagliare con il passato, a tagliare con le proprie paure, a tagliare con le debolezze, a tagliare far... le zavorre, di ciò che è inutile ciò che non serve per quel viaggio eh. ma anche a rimanere eretto a camminare con la schiena dritta quindi a non cedere alle lusinghe che durante il viaggio si incontrano quindi a, a, a testa alta a spalle dritte a perseguire il fine però nella, nella vita sappiamo bene che non è sempre così cioè uno Vuole perseguire un fine, ma poi arrivano in mutaforme, arrivano dei personaggi che eh, cercano di rallentare il nostro passo, oppure di farci sbandare, o di, addirittura di farci proprio cambiare strada. Quindi eh, questo lo si scopre secondo me, durante il cammino, durante il tragitto. A questo proposito, poi ci avevo una lettura da, da fare che è legata, che racconta un po' anche il, il periodo che stiamo vivendo, un po' dei nostri giorni. Ma prima ancora di, di fare questo, poi dobbiamo raccontare diciamo, le, le ultime tappe, no? perché dopo la, la prova centrale l'eroe ritorna a casa, quindi c'è il ritorno e. Dopo questa morte della, della prova centrale c'è anche una risurrezione. Quindi quando mh, noi riusciamo a superare la prova centrale, che è la prova più alta, eh, che può essere rappresentata dalle cose più disparate, perché per ognuno di noi la vita è diversa e ad ognuno di noi vengono riservate delle prove. Per una persona può essere, per esempio, la perdita di tutti i beni materiali, quindi un fallimento. Per un altro può essere un grave problema di salute che risolve. Per un'altra persona ancora può essere, per esempio, un lutto. Allora dopo dobbiamo ricostruire, elaborare questi accaduti e rinascere a nuova vita con una nuova. Eh, proprio con una, con una nuova identità e questa nuova identità che poi ci farà assaporare la vita con diciamo in maniera diversa quindi è questa nuova identità che poi secondo me ci porta il graal o l'elisir è quella essenza quella sostanza che ci permette poi di vivere veramente Secondo il nostro divino, secondo insomma quello che voglio dire è che per poter assaporare mm, diciamo uno stato di Eden, quindi ritornare al giardino dell'Eden, quindi godersi veramente appieno la vita, noi dobbiamo fare una morte. La morte eh, iniziatica presuppone una la morte dell'ego, quindi una, un grosso cambio. Questo grosso cambio prevede una seconda nascita ed è questo nuovo essere che nasce da noi, che io chiamo anche il figlio dell'uomo, perché nasce da un secondo parto, lo ripartoriamo noi quando impariamo anche ad ascoltare un'altra parte di noi, che è la parte del nostro femminile sacro che appartiene sia alle donne che agli uomini. E quando iniziamo ad ascoltare questo femminile sacro che è la nostra costola, quindi anche sulla, su quello che ci hanno raccontato del, del Giardino dell'Eden, bisognerebbe raccontarlo in un'altra maniera, perché la costola di Adamo, tradotto dall'originale, dall è l'altra parte, il fianco di Adamo, quindi è la nostra parte femminile. Isha Eva quando noi recuperiamo quello sia uomini che donne diventiamo spose spose per sposare chi per sposare dio il divino allora lì ridiventiamo noi stessi e lì ci riprendiamo quello che è il regno ma finché finché noi viviamo con una eh, diciamo no, non ascoltando quest'altra parte di noi non ascoltando il sacro femminile noi viviamo una vita ordinaria e non siamo risvegliati spesso eh, ultimamente si sente parlare sempre di risveglio ci sono delle persone che quasi combattono contro gli altri perché tu non ti sei risvegliato perché quell'altro non è risvegliato dormienti così però che cos'è veramente il risveglio il risveglio è ascoltare proprio quella, non è tanto scoprire i complotti o sapere che esistono dei complotti, non è tanto questo il risveglio, il risveglio è risvegliare quella parte di noi che è quel femminile sacro che ci permette di sposare il divino, perché se noi non, sposiamo, non, non, non ascoltiamo questa vergine che è all'interno di noi. Che è la parte femminile, noi non siamo in grado di sposare Dio. Quello è il vero risveglio per me. Sono, sono d'accordo su questo, cioè il risveglio non è scoprire delle cose, ma è diventare qualcosa di diverso. Mi ha fatto piacere anche che tu abbia ricordato questa piccola parte che nel cristianesimo si dimentica sempre, allora si va a vedere le altre religioni che sono molto più belle. Cioè, ovvero che Gesù risorge. Cioè, ci si dimentica sempre dell'ultima fase, ovvero Gesù muore in croce, ma Gesù dopo tre giorni risorge, risorge a vita nuova. <ride> Quindi le persone dimenticano sempre questa piccola parte e il messaggio è, l'ho fatto io, potete farlo anche voi. Questo è il messaggio che lui... Vuole, vuole trasmettere attraverso il percorso dell'eroe perché l'eroe, come dicevi tu, muore e risorge. Questo è: muore il vecchio io, Giano di fronte di cui parlavamo prima e inizia una nuova vita. E quindi Giano che guarda dall'altra parte. Infatti, il viaggio dell'eroe è in tutte le storie dei grandi iniziati e dei grandi maestri ma anche dei grandi artisti che hanno segnato varie epoche. No? In genere, se noi facciamo caso alle vite di, di uomini illustri, vediamo sempre che hanno dovuto combattere per un certo periodo e dopo hanno vinto, però hanno vinto dopo che hanno distrutto qualcosa di sé e poi sono rinati. In un'altra forma è solo in questa maniera che secondo me si riesce a, a diventare il nostro nome. È un discorso un po' complesso, mh, ma di seconda nascita, di seconda madre, ha parlato anche Jung. Noi abbiamo bisogno proprio di per, per rinascere a noi stessi e per uh, partorire noi stessi, quelli che siamo davvero. Abbiamo bisogno di fare una morte iniziata e quindi di, di, di rinascere, in, in, magari sempre nella stessa forma, però con, una, con un approccio diverso alla vita: e per fare una questo, sostanza diversa, una sostanza stessa diversa, forma, magari sostanza diversa, no? Potrebbe essere sì, ci sono addirittura, beh, nel, adesso dico una cosa un po' forte, insomma, nella mia vita negli ultimi vent'anni ho avuto di quelle esperienze così, eh, diciamo anche drammatiche, forti, per cui mi sento rinato almeno cinque volte, non dico stupidaggine, più o meno. E probabilmente per perché la mia anima ha scelto di fare un percorso così, perché non sarei oggi quello che sono se non avessi fatto queste morti. E viviamo in un periodo storico, in un momento molto particolare, per cui ci sono delle persone che non riescono a fare questa morte in vita, a morire in vita, e quindi sono costrette a fare una morte fisica e poi a ritornare subito dopo per affrontare una nuova vita perché morire in vita presuppone proprio anche quel lavoro che abbiamo detto prima di, di, di autosservazione che non tutti sono disposti a fare perché è un lavoro che, che a volte porta anche tanto dolore perché devi guardare anche delle, degli aspetti che non sono belli degli aspetti, magari, anche legati al tuo DNA, quindi legati alla famiglia, legati ai due alberi della famiglia, oppure legati a delle cose che noi ci portiamo di vita in vita che non siamo mai riusciti a risolvere. E allora, se siamo qua, dico, tanto prima o poi lo devi fare. Quindi, o lo fai con una morte fisica, o lo fai con una morte iniziatica, ma il lavoro è da fare. Quindi, eh, diciamo poi troviamo il coraggio di affrontarci volevo leggere una um, diciamo da dal profeta daniele un passo eh, se me lo permettete c è, c è. ok allora vado daniele 12 1 versetto 1 13 Or, in quel tempo sorgerà Michele, il grande principe, che vigila sui figli del tuo popolo. Vi sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo. Chiunque si troverà, so scritto nel libro, molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro fino al tempo della fine. Allora molti lo scorreranno e la loro conoscenza sarà cresciuta. Io, Daniele, Stavo guardando ed ecco altri due che stavano in piedi, uno di qua sulla sponda del fiume e l'altro di là sull'altra sponda. Uno disse all'uomo vestito di lino, che era sulle acque del fiume: Quando si compiranno queste cose meravigliose?. Udì l'uomo vestito di lino, che era sulle acque del fiume, il quale, alzate la destra e la sinistra al cielo, giu giurò per colui che vive in eterno che tutte queste cose. Si sarebbero compiute fra un tempo, tempi e la metà di un tempo, quando sarebbe finito colui che dissipa le forze del popolo santo. Io udii bene, ma non compresi, e dissi, Mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? Egli mi rispose: Va, Daniele, queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Molti saranno purificati, resi candidi ed integri. Ma gli empi agiranno empiamente. Nessuno degli empi intenderà queste cose, ma i saggi le intenderanno. Ora, dal tempo in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà eretto l'abominio della desolazione, ci saranno 1290 giorni. Beato chi aspetterà con pazienza e giungerà a 1335 giorni. Tu va pure alla tua fine e riposa alzerà per la tua sorte alla fine dei giorni ora al di là dei numeri che indica ma per me questo passo del profeta riguarda i tempi che stiamo vivendo se noi lo e quella è la tua interpretazione realmente se vuoi se la la prima prima. Noi, lo, noi lo stiamo vivendo questo periodo che perché sono già dal diciamo dal 2020 che stiamo vivendo questo periodo di angoscia, come non vi era mai stato dal sorgere delle nazioni fino a questo tempo. Cioè, e, e, e il popolo che, che lui menziona che sarà salvato saranno, sarà quel popolo eh, che si risveglierà alla vita eterna. E gli altri che si risveglieranno sempre ma la vergogna e l'infame eterna quindi una parte risplenderanno come nello splendore del firmamento e gli altri saranno in qualche maniera puniti io ci vedo molto senza fare catastrofismi ma insomma ci vedo un po la sintesi di questi tempi eh, non so se sì, inteso popolo, inteso le persone che hanno fatto delle scelte in un certo senso di responsabilità, ma io lo intendo in senso lato: nel senso mh, che molte delle anime che sono presenti oggi sulla terra. Non sono consapevoli di avere un'origine divina, quindi vivono in uno stato di eh, ordinarietà, di normalità. Quelle che hanno accettato, diciamo, questo impegno e questa responsabilità, tra virgolette, di diventare eroi per tornare a disco, eroi al discorso di prima, sono quelli che. Eh, si prendono l'impegno anche di risvegliarsi perché il risveglio comporta un lavoro, non è gratis. E quindi vi sarà un tempo in cui le persone risvegliate brilleranno come stelle, quelle altre, gli empi, eh, avranno quello che si meritano perché, comunque, noi volendo possiamo paragonare questo periodo che stiamo vivendo un po' come al giorno del giudizio, perché sta crollando un sistema di cose, stanno crollando delle credenze, stanno crollando degli status simboli anche della nostra epoca. Quindi è tutto quanto da, è tutto un caos, è tutto un subuglio, ma se eh, durante questo percorso noi siamo riusciti a fare pulizia dentro di noi, riusciamo anche a vedere fuori. E quindi quello che vediamo è anche una, una, un avvento di, di, di un mondo nuovo che è chiamato nelle scritture Gerusalemme Celeste, che nient'altro è che una nuova umanità basata su dei valori che fino, oggi, fino a oggi mh, probabilmente non sono mai stati incarnati grazie Germain ascolta tu avevi anche un altro pezzo se non erro, che volevi leggere sì, no, a, a, questo, a, sì, a, questo, a questa storia di, di, di Daniele del profeta Daniele, volevo dire che noi viviamo in un'epoca che mh, non è tanto diversa da quella di Daniele, nel senso che se viviamo in un'epoca moderna, ma eh, da, da un punto di vista di fatti, di, di poteri, non è cambiato nulla, per cui eh, la mentalità è sempre la stessa. Quindi, quando Daniele non si piegò, per esempio, ad inchinarsi a alle statue di, di Nabucodonosor dell'epoca, no? venne gettato nella fosse dei leoni e poi salvato da Dio. Noi viviamo, cioè, le persone che oggi lottano eh, per, per la propria fede, per la propria mh, crescita interiore sono un po' paragonabili a Daniele in questo senso che. Che anche noi dobbiamo lottare contro le potenze del denaro, per esempio, le, le potenze eh, dei mass media, della stampa, della sessualità. E, e, e ci può anche capitare, per esempio, come è successo a me, che si incontrano delle, delle forme umane, maschili o femminili, che manifestano magari una un aspetto esteriore di, vicino alla spiritualità, vicino alla tenerezza, ma che poi invece nella manifestazione arrivano con un intento nascosto di rubarci tutto, di sottometterci. Quindi quando noi scopriamo questo e quando noi rifiutiamo diciamo, di sottometterci al denaro, di sottometterci ai mass media, di sottometterci a questi potentati, eh, noi non facciamo altro che crescere in coscienza e crescere in um, come Daniele, in, in un potere interiore, che poi ci servirà probabilmente, come in questo caso, per esempio, noi perché facciamo questa diretta? Perché ho detto di che cosa parliamo, perché in fin dei conti il viaggio dell'anima può essere raccontato in tante maniere, ma noi siamo qua probabilmente anche per aiutare gli altri a discernere, a capire che cosa sta accadendo. Allora, eh, rifiutando il potere, rifiutando il denaro che è necessario alla vita, ma io parlo di un denaro che ti, eh, che ti blocca, che ti sottomette. Noi eh, diventiamo un po' come il profeta Daniele che eh, a un certo punto poi mh, attraverso la sua storia diventò un benefattore per migliaia di persone, li salvò da, dalla miseria perché alla fine quando tu sei prigioniero di... Mh, dei potentati, che, che sia la sessualità, che sia il denaro, che sia anche diciamo delle false credenze raccontate dai mass media. Ehm, sono un po' perso, quando sei vittima di queste cose qua, non ti risvegli a te, quindi, se invece ti ribelli, diventi te. Per me l'eroe moderno è questo, è un po' vicino al profeta Daniele che si ribellò a quei potentati che sì, venne messo in prigione, venne buttato nella fosse dei leoni, però poi viene aiutato da una forza altra, che è quella del mondo straordinario che appunto l'eroe incontra ad un certo punto, perché sì è vero noi siamo eh, avversati, ostacolati da tante cose, dalle prove, però poi arriva ad un certo punto in cui queste forze del mondo straordinario si manifestano e diventano parte della nostra vita. Allora, poi abbiamo anche quella forza di non solo aiutare noi stessi, ma anche di aiutare gli altri. Questo volevo dire per concludere. Grazie Germain. Allora. Noi siamo in chiusura, quindi... L'altra cosa che volevo leggere, magari è un compito a casa, perché io mi chiamo Germain per Saint Germain e quindi questo libro che consiglio è l Io sono di Saint Germain nella parte iniziale, magari leggo solo un piccolo, una piccola parte. Sì, me lo... Metto gli occhiali perché non ci vedo. Allora, io sono a te che leggi io parlo, a te che per lunghi anni vagando innanzi ed indietro hai con ardore cercato nei libri, negli insegnamenti, nelle filosofie, nelle religioni, non sai neppure tu che cosa, la verità, la felicità, la libertà, Dio, a te anima stanca e scoraggiata, quasi senza speranza, che molte volte hai afferrato un barlume della verità cercata Solo per riconoscere che essa si deleguava come il miraggio nel deserto, a te che credesti d'averla trovata in qualche grande istruttore, capo riconosciuto di una religione, fraternità o società, e che ti pareva un maestro, tanto, da meraviglia... tanto meravigliose erano la sua sapienza e le opere sue, solo per risvegliarti più tardi alla scoperta che quel maestro era soltanto una persona umana con difetti, debolezze e colpe segrete, pur avendo potuto essere tramite di splendidi insegnamenti apparsi a te come la più alta verità. A te, di nuovo stanco e affamato, senza guida, a te io sono venuto. Ora è un po' lungo, però tutto questo libro mh, libretto, perché non è proprio un libro, sono circa 100 pagine io lo trovo molto interessante perché lo lessi tanti anni fa è diventata un po' la mia un po la mia Bibbia perché il viaggio della vita lo possiamo compiere in tante maniere possiamo avere dei mentori possiamo avere dei maestri e io ne ho trovato uno grandissimo che risponde a nome di omran Mikhail Ivanov tuttavia Rispondiamo sempre ad un maestro interiore che è il nostro Io Sono, che è il nostro sé, e questo noi ce lo dobbiamo sempre ricordare perché le nostre vite, le nostre esperienze sono uniche e chi meglio di noi, all'interno di noi, nella nostra coscienza, nel nostro cuore, ci può dire cos'è meglio per noi, cos'è giusto per noi. Quindi vi consiglio anche la lettura di questo meraviglioso libro che è l'Io Sono di, del Conte di Saint Germain. Che eh, probabilmente anche un po' la mia guida, visto che mi chiamo così, che ero destinato ad un altro nome, ma mia madre, mentre mi aspettava, quando nacqui, insomma, sentì che il mio nome era un altro. <ride> e quindi, dopo tanti anni, ho capito anche che forse una vocina aveva suggerito questo nome. Guarda, è la stessa cosa che è successa a me, anche io dovevo chiamarmi in un altro nome, poi nel momento in cui sono nata, mia madre mi ha dato questo nome. Quindi... Perché quello è l'intuito del femminile, è l'intuito delle donne, che spesso, molto più degli uomini, sono attente a questo mondo straordinario. È René non... che nell'aldilà nell suggerisce secondo me che fa questo, questo aspetto. Eh, eh, esatto, e non è un caso che diciamo che la maggior parte delle persone che davvero sono risvegliate in questo momento sono, siano donne o siano, don, o siano uomini con una parte femminile molto risvegliata. Perché, perché è proprio l'epoca in cui questo, questo femminile sacro deve uscire e secondo me proprio salverà l'umanità. E' per questo, che io sono, sì, è per questo io sono anche molto devoto alle figure femminili della, della cristianità, Maria e Maria Maddalena. Due femminili diversi, però sono entrambi potentissimi come archetipi. Naturalmente noi sappiamo che in ogni tradizione c'era c'è stata no? una rappresentazione di un femminile sacro per la religione egizia c'era Iside, però diciamo, rimanendo nella nostra tradizione occidentale e mi riallaccio anche a questa cosa che hai detto prima che noi spesso. In Italia, in Occidente, guardiamo ad Oriente come qualcosa, il giardino del cioè che è più bello, il giardino dei vicini, che c'è l'erba più verde, ma in realtà noi abbiamo una tradizione di tutto rispetto, che è quella cristiana, che non ha nulla da invidiare alla tradizione orientale, ma non la dobbiamo neanche rinnegare, quella orientale, cioè, dobbiamo farne tesoro, ma tenerci anche il nostro, perché insomma, Gesù è arrivato anche per un motivo qua. Ma perché si confonde la religione fatta dagli uomini col messaggio divino, che sono due cose comunque... Eh, comunque Ma perché, perché noi spesso siamo esterofili anche con la musica, con i film e pensiamo che quello che arriva da fuori, dall'estero, dall'Oriente, è più esotico, fa più fico. E invece noi abbiamo una, una tradizione nostra che che sarebbe da, insomma, da, da approfondire, da riscoprire. La, non dobbiamo andare per forza a cercarle tanto lontano le cose. Beh, ricordiamo che l'Italia è sempre stata definita il bel paese, quindi ci sarà un motivo, <ride> che non solo esteriore, ma anche interiore. C'è un motivo anche se è stata scelta come, come luogo centrale di, diciamo, di, di una chiesa Cattolica che ha fatto anche delle cose non troppo belle nell'arco dei secoli, però diciamo rimane Roma nel suo palindromo e amor, quindi qualche cosa ci sarà che lega questo paese a, alla coscienza del cuore che forse dovremo portare nel mondo, chissà. Eh, insomma, ricordiamo anche che Roma è stata costruita sui sette colli, che sono la trasposizione terrestre delle sette Pleiadi, quindi le sette sorelle, quindi insomma che, questo femminile, altro... che... come... apriamo, apriamo un altro <ride> sì, certo. un okay. enorme, Tanti, tante cose che si possono approfondire. Esatto. Allora. Io Germain ti ringrazio tantissimo, siamo in chiusura, quindi grazie davvero per tutto quello che ci hai detto, grazie per questa chiacchierata bellissima che, che abbiamo fatto, abbiamo toccato tanti punti. Insomma, mh, diamo proprio questo spunto di approfondimento e di riflessione. Io invito le persone a leggere eh, appunto il libro che è stato da te. Ehm. Sì, poi anche, anche il mio libro che adesso è anche in, in una edizione spagnola, è appena uscito. Norciere. Ah, sì. sì. Edizione Verde Chiave. Questo è l'edizione spagnola, sì. Eh, sì. Io sono di San Germano, ma poi approfondire anche con le letture. Io mi rifaccio molto al Maestro Ombran, Michele Ivanov, Edizioni Pro Sveta, a Nick de Susanelle, ehm, questo e poi il tuo e... documentario che non c'è anche è la via dell'angelo, ma insomma, stiamo preparando, sto preparando anche altre cose. tra l'altro verrò a. Um, in zona lombardia l'11 e il 12 adesso di, di novembre saranno ah. bene bene così hai dato un po di spunti alle persone per riuscire per approfondire tutto quello che, che fa è importante perché diciamo io mi baso anche molto sulla mia esperienza personale sono un libero Pensatore, un libero ricercatore, però diciamo. Poi devo quando, quando cito degli argomenti. Eh, eh, diciamo è bene anche dire le fonti, certo. perché non è tutta farina del mio sacco nel senso che sì, ho avuto delle esperienze tali che mi permettono di raccontare il viaggio dell'eroe. Perché forse l'ho percorso alla mia maniera, però. È, è, è giusto anche dire quali, si, quali sono le fonti dal, dalle quali attingo Dai grandi maestri come Ivanov, come uh, a suo modo anche a Nick di Susanelle e Saint Germain, insomma, sembra il minimo. Grazie anche per questa correttezza. <ride> Quindi, questa coerenza. <ride> Quindi io ringrazio tutti coloro che sono stati con noi, coloro che ci seguiranno anche eh, poi eh, successivamente. Grazie Germaine, grazie come sempre Perry e io do appuntamento a tutti quanti alla prossima puntata di Benessere. Spero a, spero a presto, grazie. Ciao. Grazie a te, ciao a tutti. Ciao a tutti.